Il progetto prevede quindi un grande ampliamento di questo parco per poter accogliere anche eventi di grandi dimensioni e quindi ci sarà anche un piano sopraelevato dietro per il Cori. E abbiamo preso anche le quote per fare bene la fondazione. E questo abbiamo l'asta di simmetriste dove si separa le sedute. Dove si separano le sedute? Sì, l'asta di simmetriste. Quindi sono state, diciamo, nascono tre colline, di cui due accoglieranno delle panchine dove le persone si potranno sedere e una di queste invece avrà delle gradonate d'erba come sedute. Ok, di modo che questo palco possa accogliere sia eventi di piccole dimensioni che di medie che di grandi. Quindi in base a quello che sarà lo spettacolo verrà realizzato uno spettacolo in questa direzione prendendo tutto oppure quest'altra direzione. Quindi qui credo che ci siano i 50 posti, qui 200 e qua si amplierà arrivando oltre i 500. Insomma circa, non... Questi legni che vedete è un parapetto. Per nostra sicurezza, per non fare magari cadere qualcuna, si chiama parapetto. E lì questo filo per dimostrare che non dobbiamo lavorare lì. In quota, a quell'altezza. Come avete imparato tutte queste cose sulla sicurezza? Abbiamo i nostri maestri, prima di venire qua. Prima di venire qua dobbiamo andare alla scuola edile, e impariamo tutte le misure di sicurezza che si chiama DP. Sì, dispositivo di protezione individuale. E tutti gli atteggiamenti, diciamo, sì, e gli accorgimenti che bisogna avere per lavorare in sicurezza. E dopo il maestro è venuto qua anche. Bravo, infatti volevo vedere, dire, infatti il nostro maestro della sicurezza è venuto anche in cantiere. Sì, fate vedere tutte le punte pericolose che dobbiamo mettere in testa, che questa zona non dobbiamo lavorare senza sicurezza. Quanto lavorate ogni giorno? Cioè, a che ora siete arrivati 15, qua? 15-18 ore al giorno. Ma dai! Devi dire la verità! Ci sono delle giornate che durano 5 ore lavorative con delle pause in mezzo e oppure in questo periodo che come si chiama? State facendo il tramonto tutto il giorno? Viene prima perché siamo già in un... stagione invernale? Stagione invernale, quindi finiamo verso le 4:30, saranno quelle 7 ore lavorativi, escludendo la pausa, sono 7 ore lavorative. Per esempio stamattina cosa hai fatto? Abbiamo usato il piccone per riaddrizzare la terra, per avere i picchetti messi nella terra, 15 cm da terra, così ci sarà, verseranno il cemento. E deve essere tutto preciso. Fate dei gruppi per lavorare, cioè vi dividete in gruppi? Sì. Squadre da 2, squadre da 4, squadre da 6. Dipende dal tipo di lavoro. No, dipende da anche siete. Da quante persone ci sono. Sì, anche dal tipo di lavoro, che alcuni lavori si fanno in gruppo, altri in coppia, altri dipende proprio dalle lavorazioni. Quando piove, che succede? Che facciamo lezioni di sicurezza perché in cantiere non si può lavorare. No, andiamo all'istituto edile e facciamo dei corsi lì. Le cassaforme in legno che verranno messe qua per le panchine, insomma, per costruire le panchine. Cassaforme sono? Cosa sono? Delle casseforme sono fatte dal legno. Facciamo questa la parola, vai. Vicky, Viorel, vai avanti. Sono fatte dal legno che in mezzo verrà l'armatura messa. Insomma, la forma della panchina. Ok. Che... poi c'è l'armatura e dopo l'armatura cosa c'è? Calciostruzzi, insomma. Si fa il getto che... insomma, sì. E quindi che cosa otteniamo? Dei pezzi di cemento armato? Sì.
Che sono? Sì. Delle panchine. Bravo. Oh. Benissimo, fatelo, tutto chiaro. Poi verranno messe qua, insomma. Fatelo dire un po' anche a Vicky. Diciamo, quando piove o quando ci sarà brutto tempo, le nostre lavorazioni saranno fatte all'interno dell'Iple, dove saranno fatte appunto, che dovremo farne 70 di questi semilavorati. In più faremo dei pannelli di tutta la pavimentazione in legno che allungherà il palco. Quindi di lavoro, per quando c'è il periodo che piove, ne abbiamo e quindi siamo anche coperti al caldo. Sì, però... Quando finite? Segnarla alla città, speriamo che massimo tra maggio e giugno noi riusciamo a consegnare questa opera. Però ovviamente siamo... Non è da marzo, scusami. Cioè, non sappiamo la stagione che avremo davanti, quindi in base alla stagione, a quanto nevicherà o no, capiremo quanto potremo portare avanti i nostri lavori. Quindi è troppo presto per dirlo esattamente, insomma. Qualcuno che aveva già esperienze di cantiere, cioè che aveva già lavorato nei cantieri... Avevamo fatto delle scale, mi sono a Marco Polo. Sempre con Terra Verde? Scale, sempre con Terra Verde. Ah, fatto un altro percorso con Terra Verde. È stato di 150 ore, è stato a maggio e giugno, diciamo. Quello era un percorso di orientamento al lavoro, eh? Sì, sì. Ok, prima diciamo della scuola cantiere per capire se avevi le attitudini, se ti poteva piacere il percorso e quindi fare questo che era più serio, strutturato e più lungo. Sì. È vero, Joseph ha fatto questo, sì, anche Viorella. Sì. Ehi! Io ho avuto delle esperienze come elettricista, perché ho studiato elettricista e anche in Bianchino, sempre in cantiere, e le situazioni non sono tanto diverse. E poi abbiamo Joseph, che è anche nel suo paese. Cosa hai fatto, Joseph, nel tuo paese? Io un muratore, sette anni esperienza in muratore. Sette anni. Adesso io... Dove? Dove? In Nigeria, in Libia. Moro? No, io... No. Cosa hai fatto al tuo paese? Io ero studente, ho fatto 3 anni all'università, ho fatto facoltà di medicina, quindi non ho mai fatto un lavorato manuale. E per caso approfitto per ringraziare i nostri maestri che mi hanno insegnato qualcosa da fare. Non è 7 anni per solo muratore, io disegno architettura in computer. Ah, sì. Ecco chi aveva fatto la facoltà, eri tu, Joseph? Sì, sì, ok. Lui sì, io ho fatto muratore da un anno della Libia e poi adesso qua che ho conosciuto tante cose, anche ho imparato tante cose a nuovo, ho capito anche come si dice in italiano. Le regole del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro è diverso. Anche la lingua italiana la state imparando nella scuola cantiere, lavorando con gli altri, o ci sono proprio degli insegnanti di lingua italiana? O è una cosa che viene facendo parlare italiano? Sì, certo. Anche adesso abbiamo imparato anche il materiale. Anche ho imparato il nome del materiale, come hanno fatto. Nome dei materiali, nome degli attrezzi. Per esempio, quando noi lavoriamo, quando il mio insegnante dice, noi vieni a prendere martello, era non conosco, però adesso lo conosco. Esatto. No, diciamo che alcuni di loro sono un po' più indietro con la lingua italiana e quindi abbiamo richiesto che potessero frequentare parallelamente alla scuola cantiere anche un corso specifico di lingua italiana, anche perché i ragazzi dovranno andare alla fine di questo percorso a esame per avere la certificazione delle competenze, quindi avranno 3 esami che dovranno sostenere e quindi se non parlano la lingua italiana non riusciremo a portarli all'esame. E viene dato anche a loro una dispensa con tanto di nomi tecnici e disegni degli strumenti e dei materiali proprio per facilitare anche questo apprendimento. Ciò non toglie che ci sono alcuni di loro che devono anche frequentare dei corsi paralleli perché comunque non sarebbe sufficiente.